Buon pomeriggio a tutti. Ringrazio il Politecnico che mi ospita e in particolar modo l'architetto Gellini, la vostra docente, sempre in prima fila, personalmente esposta nel promuovere il tema luce nelle molteplici sfaccettature di questo incredibile ed affascinante fenomeno. Il titolo che ho voluto dare a questo breve intervento nasce dall'unione stridente di due termini. Da un lato la luce, evocatrice immateriale di molteplici contesti poetici, religiosi, filosofici, scientifici. Dall'altro il quotidiano, grave nella sua presenza ripetitiva, pesantemente reale, spesso e particolarmente nel nostro periodo, interpretato con significati negativi. Partiamo con un quesito che mi accompagna sempre nel percorso progettuale. Voglio specificare che il quesito per me è tuttora irrisolto. Le immagini dei miei lavori mostrano solo i tentativi maldestri di dare risposte frammentarie e parziali a un argomento concettualmente, filosoficamente e praticamente complesso. Partiamo da lontano, da un acquarello che raffigura un interno della Villa Paolina Bonaparte a Roma. Al di là della testimonianza storica, interessa l'ambiente. Involucro e arredo convivono. Decorazione architettonica, suppellettili, quadri, arredi, vita quotidiana sono collegate in un legame strettissimo, nonostante l'eclettismo delle singole parti. Gli albori del design, sostengono alcuni, risiedono da quando l'uomo ha preso un sasso o un legno e lo ha modellato per creare un'estensione del proprio corpo. Ma se parliamo di industrial design, sappiamo che gran parte della critica lo fa nascere nel XIX secolo, principalmente con l'art and craft. In questo schizzo della Green Room di William Morris e nella successiva foto si comprende quanto stretto sia il termine decorativo. Si vuol far notare lo stretto legame tra spazio e arredo, divenendo quasi indistinguibile, esattamente come le figure dell'architetto, dell'artista, dell'artigiano si sono fuse nel realizzare questa opera. Liberty, Art Nouveau, sono tutti movimenti legati alla rivoluzione industriale, che vede l'Inghilterra protagonista del nuovo modo di pensare. Charles McIntosh, nel progetto della Hill House, vive per un periodo addirittura con i proprietari per capirne i comportamenti in modo da dare risposte non estetiche ma funzionali alla sua architettura, giungendo addirittura ad indicare i colori dei fiori da porre nei vasi. Dal privato si passa al pubblico. Ormai le persone hanno recepito il messaggio e si identificano nel processo. Gli spazi non sono più vissuti da un'elite. Oltre alla chiesa, altri spazi diventano pubblici, nuovi luoghi dove incontrarsi, dove informarsi, bar, teatri, scuole. La borghesia così estende il sapere. Il progettista disegna spazi artificiali esasperati al punto da diventare naturali. La biblioteca della scuola d'arte di Glasgow qui ne è un esempio. Ogni dettaglio è curato e tutto è disegnato. Lo stretto legame tra natura gestita dall'uomo e la sua fruizione appartiene a molte culture e ognuna manifesta la sua concezione, la sua visione. Una in particolare, quella giapponese, ha fortemente influenzato la nostra proprio a partire da quegli anni. Questa famosissima rappresentazione vuol far capire che anche negli ambienti più umili si respira lo stesso clima. Gli oggetti si relazionano tra loro e sono in stretta sintonia con lo spazio della stanza. Gli oggetti sono quelli della produzione locale. Oggi li definiremo a chilometri zero. Qui sono fotografati degli interni della comunità Shaker, che a seguito di persecuzioni in Europa trovarono negli Stati Uniti spazi idonei per professare la loro fede e la loro concezione di vita, che era concepita totalmente comunitaria. L'individuo esisteva solo all'interno della comunità. Spazio e arredi sono legati in un connubio dettato da concezioni filosofiche e da inusuali stili di vita. Antesignani del minimalismo erano convinti dell'inutilità del superfluo, considerando l'opulenza peccato. La bellezza è praticità e l'oggetto è perfetto quando risponde rigorosamente allo scopo al quale è destinato. Affermazione che anticipano di 100 anni
le teorie del funzionalismo. Anche negli scritti di Wright si parla di ridurre al minimo il numero degli elementi necessari della casa e connettere il tutto nello spazio in modo che luce, aria e vista possano conferire un senso di unità. I mobili si dovevano identificare con l'edificio ed essere progettati in forme semplici e realizzabili con le macchine. Conferma l'attenzione nel definire il progetto in tutte le sue parti. Il contenitore e il contenuto sono un tutt'uno, ma ancora di più spazio esterno è inteso come luogo dove il fenomeno architettura può espletarsi e si confronta con il tavolo e con la sedia. L'oggetto architettonico si spoglia dalla decorazione, raggiungendo una qualità astratta. Spesso il luogo, lo spazio esterno, perdono il loro valore, ma contenitore e contenuto sono un unicum. I segni si sovrappongono e la separazione tra l'elemento architettonico e quello d'arredo diventa indistinguibile. Una nuova, inimmaginabile concezione della pittura e dell'architettura. Lo spazio viene smembrato, l'asse statico viene distrutto, così la casa poteva essere vista da ogni lato. Non c'era un punto di vista privilegiato. La casa veniva su, libera dal suolo e il tetto, diventava una terrazza, altro punto di vista, altro piano all'aperto. L'architettura diventa sperimentale. Nuove modalità costruttive stanno facendo la loro comparsa. I materiali lavorati dall'industria permettono nuove soluzioni. Le Corbusier vuole eliminare l'arte applicata, ampliando il concetto di architettura, estendendolo dal più piccolo oggetto d'uso domestico alla strada, alla città. L'industria è in grado di creare oggetti puri. Il cemento armato e l'acciaio concedono nuove libertà nel costruire le nostre abitazioni nelle città e mostrare che un'abitazione può essere standardizzata per soddisfare le esigenze dell'uomo serie. La casa diventa una macchina per abitare. Il cerchio si chiude, a mio avviso, con lo stile internazionale, che finalmente riordina la sperimentazione e il disordine del XIX secolo e inizio XX. Finalmente i progettisti come Mies van der Rohe possono presentare le proprie concezioni spaziali in modo esemplare. Tutto è in perfetta armonia, privo di sbavature e stonature, nulla più del necessario. Mobili e spazio sono tutt'uno. L'architettura è pensata come volume, non come massa. Inoltre, non è la simmetria assiale, ma l'ordine a rappresentare lo strumento più importante per conferire chiarezza al progetto architettonico. Credo sia sufficiente questa fotografia scattata dal grande Henri Cartier-Bresson per far capire il resto del discorso, l'epilogo tragico dei concetti dati in mano al dio denaro che ancora e sempre di più regola la nostra triste epoca. Pezzi di città costruiti ex novo, dove l'essere umano si è preso in considerazione e concepito come pezzo di una catena di montaggio. La perdita di identità è tale per cui, come vedete in questo collage che ho fatto, il processo è ormai diffuso come un morbo. Qui sono state incollate immagini di edifici di varie zone geografiche di appartenenza, Italia, Germania, Russia, Francia, un unico squallido scenario. Pensate, se il contenitore, la massa, l'emergenza è priva di qualità e anonima, come può l'individuo rapportarsi, confrontarsi? Soccombe, non può che diventare ugualmente anonimo. Le nuove abitazioni rispondono a standard che nulla hanno a che fare con l'architettura. Il progettista, mortificato nel suo percorso progettuale, per rispondere a richieste estranee all'architettura, come ad esempio le spesso assurde normative vigenti e i costi che devono essere sempre più contenuti, può esternare modeste capacità progettuali che si condensano in poche e sterili varianti. Valorizzando le tipologie che applicate in una sorta di copia e incolla diventano la certezza per un sereno esito positivo dell'iter progettuale costruttivo. L'attenzione è rivolta solo al buon esito del permesso a costruire. Risultato: territori devastati e spazi anonimi, privi di qualità. Il verde, quando fa la sua comparsa, diventa spazio di risulta, ulteriore segno del degrado. Ne consegue che la formula magica less is more, a noi tanto cara,
perde sempre di più il suo valore. Convinto che more is less non sia una risposta corretta, ma un calembour, immagino per il design altre strade, più complesse, ma di inaspettati sviluppi, sia professionali sia per i settori di intervento. Lo stesso inossidabile legame forma-funzione inizia a vacillare. A fronte di questa triste realtà, il design assume una posizione di tutto rilievo. Guardando indietro, abbiamo visto che il rapporto architettura-design era un rapporto paritetico. Oggi il mondo è ulteriormente cambiato e noi tutti stiamo vivendo un momento storico epocale. Tutto sta cambiando e spesso non ne abbiamo la coscienza. Possiamo cadere quindi in errori storici clamorosi. Dobbiamo stare molto attenti alle strade che prendiamo, perché in assenza di una filosofia, di un pensiero di riferimento, le cose sono molto difficili e voi ne state facendo le spese. Inquadrato quindi il periodo di transizione dove tutto e nulla è possibile, torniamo allo spazio anonimo e al destino che il design, che secondo me dovrebbe essere quello di colmare questa assenza. Gli oggetti di design devono quindi farsi carico di qualificare gli spazi. Le modalità sono molteplici e i progettisti dovrebbero essere sensibili a questa tematica. Oggi lo sguardo si è compresso. La nostra capacità di isolare e contestualizzare è alta. Migliaia di pixel racchiusi in schermi ci hanno abituati a isolare le forme. Siamo in grado di separare chirurgicamente le cose. Il nesso, la sequenza logica, non è più una necessità. Esempi ce ne sono a volontà. Moda, scienza. La concentrazione in uno spazio delimitato ci trasporta in un'altra realtà. Trasportati in un'altra realtà, si aprono nuovi scenari. Il design da collaborativo diventa soggetto. Il design può qualificare i nostri spazi. La luce può migliorare la nostra vita. Credo che sia giunto il momento che per il design di esprimere il valore, il suo valore etico. Il progetto della lampada risale al 2007-2008, quindi 7 anni fa. Il concept, o meglio, il pensiero che sottostava al progetto complessivo, si può riassumere nel desiderio di creare un oggetto ad alto valore di immagine e senso evocativo. La volontà era di rappresentare la luce stessa, la sua dinamicità. Nella sua fase di layout, la proposta era quella di utilizzare luci LED all'interno della struttura in modo che essa stessa fosse luminosa. Purtroppo la tecnologia LED non era ancora così evoluta, i LED facevano la loro prima comparsa commerciale e la ditta non voleva, giustamente, mettere in commercio un oggetto sperimentale. Quindi, dopo molteplici prove, si è convenuto che la soluzione migliore fosse quella di dar solidità alla forma. Costruita in alluminio, misura in lunghezza 228 cm per un'altezza media del corpo di 31 cm. La simmetria permette una variazione e modulazione della luce stessa. Se fosse sullo stesso piano, avrebbe una vibrazione diversa. Inoltre, con un unico elemento, basta variare l'orientamento e i due soggetti alternati modellano lo spazio. Viene definita crossover, termine automobilistico preso a prestito per definire commercialmente la qualità ibrida dell'oggetto. Si presta ad essere utilizzata in ambito casalingo, ma anche negli uffici e in spazi pubblici. In pratica è un profilo in alluminio, a sezione ovale. E qui sta una particolarità tecnica. Se fosse di una sezione tonda, con una normale piega tubi, si sarebbero ottenute tutte le curvature necessarie. Ma per realizzarla in ovale non poche sono state le difficoltà da superare. Calore studiato per ogni raggiatura e relative sagome adatte alla fine hanno contribuito non poco alla riuscita del progetto. Una delle soluzioni costruttive prese in considerazione è stata l'idroformatura, un'interessante tecnica utilizzata per modellare lastre in alluminio ed acciaio e generare forme di diverse sezioni. Tecnica interessante anche per il suo basso impatto ambientale. L'uso dell'acqua semplifica di molto i costi e difficoltà e di reperimento del materiale. L'idroformatura dei tubi
è un processo rivoluzionario per tutti i progettisti. Partendo da tubi normali, saldati, è possibile ricavare geometrie che fino ad oggi potevano essere ottenute solo da altre tecnologie, come l'iniezione della plastica o la fusione. È possibile spingere il materiale attraverso adeguati iniettori, che hanno anche il compito di garantire la tenuta idraulica, per alimentare la deformazione plastica dell'oggetto e al tempo stesso assicurare l'uniformità dello spessore alla fine dell'operazione. I pezzi idroformati raggiungono livelli di qualità molto superiori a quelli che possono essere ottenuti con processi tradizionali. La pressione idrostatica che deforma il pezzo consente alla parte idroformata di essere deformata ulteriormente in ogni direzione, garantendo con ciò una migliore rigidità del pezzo. Vi mostro adesso un video di un ragazzo più o meno della vostra età che in maniera casalinga vi spiega come funziona l'idroformatura. Hydroforming! This is a process we use high pressure water to form metal. Easy way to imagine this, like when you fill a water balloon up, put the balloon over the tap, turn the tap on, the balloon expands, creating a 3D object from something that was initially a steel sheet. Got a few different shapes out. Drill a hole in one of the plates and then weld the two together around the edges and then above the hole, weld a steel. So, that'll go on there. Which is a lot of... Right, we'll try the square one. Got some pressure in it now. We're only 20 bar that went to. Oh, there's a big kink in it. This thing tries to grow, the sides try and contract, and they've got nowhere to go because they're all joined in, and you end up getting them horrible. These different shapes. This one hopefully is going to make a funnel. This is going to be like a two-stroke exhaust chamber. Right, see how this goes. This is actually really cool. This does resemble a two-stroke exhaust, just need to get rid of the dents. And this pillow-shaped thing, even though I thought it was quite useless, if you just cut the middle out of it, you could actually use that to cap off a square piece of pipe with like a bit of a domed head. And then this, well, this is gonna be an awesome funnel or a cone or something like that. Chop it off there, use the useful bit in the middle. Now, I wanna get rid of this horrible snotty weld, so I'm gonna get the grinder, cut it out, re-weld it up. Put the pressure washer back in it to get rid of all the little small dents and stuff. Stick it on the old polishing machine and voila! A lovely cone. Now what are we gonna do with it? I'll come this way. Touchscreen. Presento un progetto proposto nel 2008 e non realizzato. Il nome dell'oggetto è Touchscreen. 6 anni fa la tecnologia touch esisteva, ma era decisamente di nicchia. Qui un pannello contiene uno schermo touch che al passaggio delle dita lascia la traccia luminosa del movimento. Il gesto diventa luce. Forme e colori variano con il passaggio della mano. Una lavagna luminosa per esprimere pensieri gestuali, un muro per spruzzare pensieri di luce, le emozioni vengono tradotte in forme luminose. La nuova caverna dove l'uomo può riscoprire gesti atavici, dove può continuare ad esprimere angosce, sentimenti, desideri. L'istante domina il tempo. La luce varia, i colori variano e trascorso un tempo prestabilito il segno si affievolisce fino a sparire. Lascia lo spazio ad altri colori, ad altri segni e ad altri sogni. LED. Nel 2009 il Comune di Milano bandisce il primo concorso LED, gioco di parole con diverso significato dell'acronimo famoso, che qui significava Light Exhibition Design. Era un concorso suddiviso in varie categorie, aperto a studenti e professionisti. Venivano selezionati 6 finalisti dalle 2 categorie, studenti e professionisti. Le sezioni erano 5, Art, Design, Park Light, Proiezione e Architecture. Totale dei progetti selezionati 30, che venivano esposti alla fiera di Rho. Questo è uno dei progetti esposti.
si richiedevano progetti e idee per illuminare la città nel periodo natalizio. La proposta era ovviamente di complessa realizzazione, ma di interessante trama tecno-social. Una proposta che aveva come riferimento la cultura digitale, un'interfaccia tra cultura, arte, scienza, tecnologia e società. Soggetto principale del progetto è l'addensamento. La presenza di più individui viene recepita ed elaborata non in forma quantitativa, ma qualitativa. Al fenomeno addensamento si toglie l'aspetto caotico e dispersivo per tradurlo in un altro ordine, in modo da valorizzare le qualità sociali dello stare insieme. L'elettronica e la luce sono ottimi strumenti per ricodificare i comportamenti. Elementi costitutivi sono le persone, un corpo illuminante LED RGB, una fotocellula, un software che elabora i dati forniti dalle fotocellule e li organizza in immagini che vengono proiettate su un maxi schermo. LED e fotocellule formano un enorme tappeto, una grande griglia, che in questo caso occupava il luogo assembleare d'eccellenza di Milano, Piazza del Duomo. La fotocellula segnala la presenza della persona e attiva il sistema che elabora l'immagine. L'immagine inizia a delinearsi nelle parti interessate dalla presenza. Si delinea in due luoghi, uno orizzontale di difficile lettura, uno verticale più preciso e dettagliato e di immediata comprensione. L'orizzontale sono i LED RGB che si illuminano e si colorano a seconda dell'immagine. Quindi, per poter visualizzare l'immagine necessito di un punto di vista privilegiato, estraneo all'azione, in questo caso dall'alto. Metafora questa dei sistemi di comunicazione che sono parzialmente a disposizione del pubblico, dell'utenza. La visione corretta le persone l'hanno sul maxi schermo. Ovviamente l'immagine corretta è quella elaborata dal sistema. Le immagini variano in continuazione, si alternano in precostituite, per lo più pubblicitarie, legge sponsor, e inviate tramite telefonino dagli attori, utenti e spettatori. La partecipazione dinamica è fondamentale in questo gioco. Più persone partecipano, più l'immagine si forma nello schermo. Più le persone si muovono, si agitano, più i sensori si attivano e il sistema elabora con maggior velocità e frequenza i dati. Di seguito mostro uno schermo messo a punto dalla Philips. Si tratta di un dispositivo dotato di una normale matrice LED RGB caratterizzata da coni di alluminio, la cui sezione è stata progettata per riflettere il fascio di luce proveniente dalle sorgenti e per migliorare la visualizzazione sullo schermo. Per fare un esempio, la Philips ha realizzato un maxi schermo di 144 metri quadri che è composto da 35.000 nodi. Si possono proiettare immagini fisse o in movimento. Sempre con lo spirito di mostrare altri interventi su temi vicini, ho due documenti. Il primo dello studio Jacob McFerman. Si tratta di progetto di un centro artistico e culturale per giovani ad Orléans in Francia, realizzato nel 2013. Era un vecchio sito militare che doveva essere ristrutturato per la nuova funzione. Il nome dato è Turbulence, una per la struttura tubolare prefabbricata che caratterizza l'edificio. Su queste superfici formate da pannelli, degli artisti hanno creato un velo di luce interattiva. Centinaia di diodi, stringhe, eye color si integrano nell'architettura formando una facciata multimediale. Un'interfaccia dinamica tra edificio e spazio urbano, una composizione artistica che sottolinea e amplifica il lavoro architettonico. Segni che si integrano e colloquiano con l'oggetto architettonico. Recente, di pochi mesi, è questa proposta del gruppo Ranagram, che ha sviluppato una facciata interattiva che reagisce ai movimenti dell'utente. L'impianto dispone di circa 1000 LED che sono apposti dietro lo scheletro di una grande reticolo metallico. L'illuminazione indiretta simula una serie di modelli visivi che cambiano in forma nel tempo. Gli utenti possono modificare la densità e i colori di questi modelli utilizzando i comandi da un iPad. I contorni degli spettatori vengono rilevati da un sensore Kinetic Microsoft ed elaborati sullo schermo. Quando gli spettatori si muovono, i movimenti vengono gradualmente proiettati variando colore attraverso un algoritmo di flusso ottico. Un settore che sempre più vedrà la luce protagonista è quello dei negozi.
Questo progetto risale al 2006. Dimostra che la luce può essere espressa in altre forme del classico spot, che in questo caso illumina capi e accessori d'abbigliamento, ma essere collocata nell'elemento d'arredo, diventando essa stessa elemento d'arredo essa stessa. Si può vedere nella prima immagine in alto a sinistra la condizione dell'ingresso bancone prima dell'intervento. Il progetto ha modificato, oltre gli arredi, il soffitto che è stato modellato con una forma ad andamento ondulatorio a simboleggiare un flusso, una sorta di segnale per indicare una direzione. Il materiale più utilizzato è il Corian. La scelta è stata dettata da fattori di varia natura, però tutti all'interno di questo nuovo materiale. Traslucenza era una percezione tattile e visiva di primaria importanza. La possibilità di creare un bancone di 9 metri di lunghezza di aspetto monolitico e di una parete espositiva estesa priva di segni di giuntura sono stati elementi che hanno direzionato anche la committenza ad accettare la proposta di questo materiale. Al di là dei costi, il materiale, non essendo poroso, è di facile pulizia e per questo viene usato in campo ospedaliero e medicale. La sua fornitura in lastre permette l'utilizzo di vari spessori. Negli spessori più sottili si rivela come ottimo diffusore della luce, per cui il retro illuminato diventa una sorta di punto luce o superficie di luce diffusa. La lavorazione, che richiede strumenti della falegnameria tradizionale, può essere svolta anche da personale con normali cognizioni tecniche, non quindi tecnici altamente qualificati e non laboratori dotati di particolari e specifici macchinari per la lavorazione. La diffusione quindi può essere ampiamente estesa. Un altro punto importantissimo a suo favore, a mio avviso, è la congiunzione che una volta eseguita risulta totalmente invisibile. Caratteristica questa che nessun materiale solido, escluso metallo, possiede. Quindi il bancone è stato facilmente trasportato e saldato sul posto, così anche la parete con le nicchie. Luce e materiale, questo per me è il titolo di questo lavoro. La luce ritma gli spazi, qualifica le funzioni, coinvolge i sensi, l'occhio percepisce la natura del materiale, la mano inevitabilmente sfiora la superficie. Tatto e vista sono vicendevolmente coinvolti e questa esperienza del cliente è molto apprezzata dal venditore. Un breve filmato per illustrare la tecnica di formatura e assemblaggio. Questo non è un mio lavoro, ma come vedrete è un soggetto molto simile. Silent Lux. Questo è l'ultimo progetto, è di una lampada a sospensione progettata per la ditta Martinelli di Lucca. È un progetto sviluppato con un caro amico, l'architetto Gianni Forcolini, che tutti voi conoscete per essere sia un vostro docente qui del Politecnico, ma anche per essere il maggiore esperto di lighting in Italia. Infatti, come ben sapete, numerose sono le sue pubblicazioni.
L'oggetto è una lampada a sospensione che contiene al suo interno un pannello fonoassorbente, quindi, come avete intuito, si tratta di una lampada che svolge anche un'azione di fonoassorbenza. L'idea parte da molto lontano, ma svariate vicissitudini hanno fatto sì che solo nel 2014 sia entrata in produzione. Dico questo perché dalla sua concezione nel frattempo sono usciti prodotti con caratteristiche simili. Quindi questo è un inciso per dirvi che probabilmente le idee sono nell'aria e quindi non dovete stupirvi quando vedrete magari una vostra idea meravigliosa che viene realizzata. E questo normalmente succede nel mondo del design. Questi progetti, questi disegni di progetto, meglio, sono quelli che sono stati portati alla ditta per mostrare l'idea. Essendo un soggetto alquanto tecnico, si è privilegiato un disegno in sintonia, una sequenza di schemi di montaggio quasi fosse un kit fai da te. Una lastra in lamiera forata, calandrata, viene assemblata a due montanti verticali che svolgono azione portante e di unione delle varie parti che compongono l'oggetto. Nella parte inferiore, un profilo trasversale svolge la doppia funzione di aggancio dei corpi illuminati e di sostegno del pannello fonoassorbente. Un secondo pannello di lamiera microforata va a chiudere l'oggetto. Immaginando che gli spazi di utilizzo per questa lampada abbiano caratteristiche vicine alla conversione, come ad esempio una pizzeria al posto di un salone per automobili o una sala da tè al posto di un'autofficina, il progetto tende così a soddisfare esigenze illuminotecniche ed acustiche con la volontà di contenere i costi di ristrutturazione, evitando lunghe, invasive e costose progetture di risistemazione dei locali. È stato pensato quindi un sistema per collegare i vari elementi al fine di formare composizioni idonee per una corretta illuminazione e creare barriere acustiche efficienti. In questa tavola vengono mostrate alcune delle molteplici composizioni possibili, quindi adatto a spazi quali corridoi, creare dei percorsi, illuminare tavoli tondi, rettangolari o di altre forme, eccetera, eccetera. Per rivestire la gabbia metallica si è pensato di calzare l'oggetto con un tubolare in tessuto elasticizzato, che può avere diverse colorazioni, in modo da rispondere alle diverse esigenze di arredo, offrendo anche l'opportunità, con una spesa minima, di variare l'immagine del locale. Mentre per le forniture contract la possibilità di personalizzare con scritte e segni e quant'altro l'oggetto, rendendolo anche supporto per la comunicazione e informazioni. Si pensi a catene quali quelle alimentari tipo McDonald's, eccetera eccetera. Come vedete in queste foto di realizzazione, la distanza tra disegno e realizzazione è breve. Anche in questo caso il progetto presentato è molto simile al prodotto poi dopo realizzato. Qui la presentazione quindi dei lavori è terminata. Spero che possa essere stato d'aiuto alla vostra formazione. Ho voluto parlare dei miei lavori lontano dalle auto celebrazioni, come sempre con l'intento di fornirvi informazioni utili, pensieri che sommati ad altri vostri o altrui possano rientrare in circolo, perché la bellezza del nostro sapere è proprio questa, un flusso costante che avanza, che si arricchisce nel suo percorso. Siamo tutti tasselli di un enorme disegno che, come in un progetto mostrato, lo leggiamo solo parzialmente. La domanda iniziale trova risposte contingenti, in quanto il nostro quotidiano per definizione cambia, per cui, come abbiamo visto, le trasformazioni delle varie epoche hanno radicalmente cambiato la concezione di luce. Nuove sfide ci attendono e vi attendono. I cambiamenti sono la condizione della nostra attuale esistenza. Ritengo che fenomeni come la rete e le scoperte legate alle nanotecnologie cambieranno il nostro quotidiano. Siamo già al di là, ma spesso non ne abbiamo la concezione. Non ci rendiamo conto. Purtroppo, ripercorrendo la storia, è come se cavallo e locomotiva convivessero ancora in noi. Come in una sorta di macchina del tempo, se guardo a sinistra vedo un mondo, se guardo a destra ne vedo un altro. Sintomatico è il premio Nobel assegnato in questi giorni ai tre inventori giapponesi dei LED. Inutile raccontare quanto hanno cambiato e stanno cambiando le società.
le mie riflessioni vanno a come il mondo ha accolto questa scoperta. Ovviamente numerosi sono i cambiamenti positivi che questa scoperta ci ha dato e ci sta dando, ma sono perplesso come designer quando vedo che le forme hanno il sopravvento sulla cosa nella sua essenza. E mi chiedo, perché ricondurre ad una forma obsoleta un bene totalmente diverso? Perché sforzarsi di riproporre la vecchia lampada ad incandescenza e l'ormai obsoleta alogena a un sistema totalmente diverso? Perché non rispettare le caratteristiche del nuovo, non disegnare lampadine idonee alla nuova fonte luminosa? Logico, gli interessi economici sono tali per cui le persone devono essere abituate a consumare gradualmente in modo da sovvenzionare la ricerca. Ma perché non operare correttamente? Sembra che per fare un passo avanti in un settore se ne debbano fare 20 indietro in altri. E la luce sarà una delle protagoniste di questo prossimo decennio. La sua concezione cambierà totalmente. Da strumento bene che soddisfa le esigenze visive dell'individuo, la luce diventerà un bene che migliorerà la nostra vita e da condizione passiva on-off diventerà elemento dinamico in totale interazione con l'uomo. Migliorare la qualità della luce è un effetto noto sia per la visione che per la salute e molteplici sono le applicazioni possibili nei diversi contesti che caratterizzano la nostra vita quotidiana. Dopo la scoperta nel 2001 di un terzo fotorecettore nell'occhio umano, oltre a coni e bastoncelli, si apre un nuovo settore di ricerca che vede l'individuo e la luce soggetti legati da ritmi ben precisi. Sistemi di illuminazione idonei per stimolare l'organismo biologico per un benessere fisico, sistemi di illuminazione con un impatto emozionale per creare ambienti stimolanti e atmosfere accattivanti. Gli ambiti di utilizzo sono molteplici e passano dal residenziale agli ospedali, alle scuole, agli uffici, alle nuove fabbriche, ai negozi, agli alberghi. La luce per l'uomo e con l'uomo. Da sempre l'arte gioca un ruolo fondamentale. Le sperimentazioni equivalgono all'intensa attività ludica che noi abbiamo fatto da bambini. Abbiamo costruito, distrutto, imparato e sbagliato. È l'arte gioco sapiente dell'uomo. Permette di immaginare, di sognare e di realizzare i sogni. Rispettiamo e valorizziamo questa nobile attività umana. Ne va del nostro futuro.